Airphone. Non è vero che hai dormito 2 ore. Io ho dormito 2 ore. Ma dormi alle 9:30 quando ho messo la storia. Ok. La storia, alle 11. Io non ho visto la storia tua. Ciao ragazzi. Io sono scandalizzata da questa città. Questa città non dorme mai. Cioè, sono scandalizzata. Io torno stupida a Roma, ve lo dico, Torno proprio stupida. Ma ti viene bella inquadrata la pastiglia. Vabbè. Torno proprio stupida, ragazzi. Sto giro. E mi hanno pure offerto l'anno a Mykonos. Ma se qua, quando si dorme, non immagino a Mykonos, guarda. No, Mykonos è peggio. No, ma che siamo pazzi. Ma io non riesco a andare a Ibiza o a Formentera. Andare a fondo dentro una cosa sola. No, amore, io metto tanto il correttore. E ne metto pure poco perché... Ah, porco Giuda. Metto pure poco perché... Però c'ho una faccia bruttissima, ragazzi, raga, davvero. Ragazzi, andate al mare di Riccione, beccate... Come si chiama questo? Oddio, aspetta, aspetta. No, le Escherichia coli. Ah no, oggi hanno levato la... Succede questa ai capelli, attenti. Amo, devi all'intestino, però vabbè, uguale. La stessa, famo che è la stessa cosa. Mamma mia, ti devo una pesce, adesso scemo. No, ma che... Raga, vi giuro, è stata proprio una sera. È stato tutto mistico. Non c'è qualcosa di normale che è successo ieri. A partire dalle mie chat di WhatsApp. Lasciamo perdere, guarda. Non ne voglio parlare. L'unica cosa che non ho fatto è stato piagne, guarda. L'unica cosa che non ho fatto è questa. No, raga, non so che dire della vita, guarda. Non so proprio che dire. Ma a una certa mi sono girata verso la gente e ho fatto, oh, ma qua dormite? Perché le discoteche chiudono tipo alle 5 di mattina, alle 5 e mezza, ho fatto, oh, ma qua dormite? Mamma mia. Comunque hanno levato sta cosa delle Escherichia coli, cioè l'hanno levata, vabbè, io mi fido, infatti, No, infatti, domani faccio. Non mi fido. Però hanno levato l'allerta quanto. A parte ieri mettevano. Cioè comunque la gente se lo faceva al bagno. C'è stata quella incinta a fare. Perché tutti. Io adoro le tue dirette. Ah, raga, io perché ho la censura, sennò vi racconterei tutto. C'è stata un'amica mia che intanto sta a commentare la diretta. da WhatsApp. Ah, in tutto ciò ieri mi sono persa pure i soldi. Come ti sei persa i soldi? C'ho altri 20 euro qua dentro. Vabbè, sti cavoli. Ho qua c'ho pure un bigliettino. Del Samsara? Sì. Un token. Che è tedesco? Che ne sa, token? Come anzi, che non c'entro nulla e quindi non dirò nulla a riguardo. Cioè, non mi riguarda come cosa. Io sono amica di tutti, ragazzi, quindi non mi metto in mezzo a ste cose. Porto rispetto a tutti. Ma poi scusa, cioè, io quando sono arrivata mi ero pure dimenticata che cantava Fred. Sì, cioè, raga, no, aspettate un attimo. No, aspettate un attimo, cioè a Roma i DJ set sono a mezzanotte e mezza, l'una. Sì, raga, questo è entrato alle 3:40, tipo, no, ma tutto a posto. Sai perché? Perché appunto aveva iniziato a piovere, secondo me. Quindi loro avevano... fatto un attimo. Sì, però mo. A vedere se lo facciamo cantare oppure no, ma più dove. Sì, ho capito, alle però. Alle 2:30, alle 3. Ma che alle 2:30, mo? Alle 3. Ma pure più tardi era. Però lui con gli occhiali la sera. Questo. È personaggio, dai. Io pure me li volevo mettere ieri, però mi sa che tornavo, cioè, tornavo con 5 maglie di Versace. Sì, stanno là. Tornavo con 5 maglie di Versace, mi sa, se mi mettevo ieri. No, infatti, mi si duplicavano. No, non hai capito. A una certa... Amo, mi senti? Amo! A una certa... Come ti sta qualcuno? Amo, ti in diretta. Raga, a una certa...
dove, no, però stavamo al Samsara là, non stavamo al Musica. Okay. A un certo punto mi guardo sto tipo che c'aveva gli occhiali di Versace come quelli là, però il colore fluo, che mi piaceva un botto. Quale, quello verde? Sì, mi piaceva una cifra. Allora vabbè, tu sai chi? Mi fa, guarda, pure lui ha gli occhiali uguali ai tuoi, la differenza è che io sono finti che sono veri, ho fatto, ma manca un po' così, però. Cioè. No, però c'è uno veramente bello, mi piacciono. Belli, belli. Io mi sto. Un rosa fluo da quattro, ma lo sarebbe. Amo, ma io prendo pure quelli con la visiera, poi. Sì, l'ho vista ieri, Bri. Dio, devo. Tanta pace. Fate le vere trecce, appena torno a Roma, quindi mai. Lo scherzo. Ma però seriamente, raga, io torno stupida. Torno stupida da qua. Ma si capisce che non sono amiche. Sveglia. Ma chi? Non siamo amiche. Amo, ma ti ci iscrivi? A Natale. Cioè, io mi sono raga. Non tu rimani, fino a quanto rimane il cielo, raga, tutta l'estate. Ho trovato il mio posto nel mondo. Questa è tanta roba. Mannaggia. È tanta roba. Oh, ma tutti i fighi te li vi. Oh, e io solo. Cioè, o non vado con nessuno, oppure ne prendo quello buono. Tutti i fighi, oh. No, non vedi questa, oh. Non vedi come ballanando. Non vedi come ballanando. Noi mi faccio anche quale mi consigli. Amo. Quelle che te senti sul momento, perché io pure ogni volta vado là, dico sì, dai, faccio le unghie così, colà, alla fine, ieri, che me le faccio sempre diverse. Eh? Ieri? Ah, ti devo guardare? Sì. Puoi parlare, certo. Poi di più ieri, adesso lo so, fa tutto. Ma perché c'è? Amo, era andato tutto perfetto. È tutto così mistico questo posto, ma è magico, è tutto così mistico. Che io avevo preso una sigaretta normale, ho preso invece Ecentos. Amo, ti giuro, è andato tutto così bene. Io che mi ricordo il codice fiscale che ogni volta lo lascio dentro la macchinetta, io come una spastica. Amo, ti prendo Ecentos. Amo. Si dissocia, ovviamente. No, io ieri mi sono divertita troppo. Mamma mia come sei cresciuta. Non ho male, amo, se rimanevo. Amica mia mi ha scritto, amo, ho trovato un corso di yoga, ci vogliamo provare te. Oh, quello, mamma mia. No, mo io se vado a fare yoga capirai, con la pazienza che mi ritrovo va a finire che meno l'insegnante, guarda. Ma chi c'era ieri? Che vuol dire chi c'era ieri? Chi non c'era ieri, vorresti dire? Amira, ma sei scema? Chi non c'era ieri, mi vorrei dire. Aiuto, ma come parla? Ma chi? Io? Come parlo? Come magno? Hai pranzato? No, infatti. Ami, te prepari che voglio mangiare? Voglio mangiare la pasta con le vongole. Tu e basta in realtà. Oddio, mi ha preso il naso. Ciao Andreino. Non si sente? Che vuol dire? Ciao Andreino, è bello? Ciao Pepe. Sei la più bella. Ah. Sei la più bella di sempre. Raga, non avete capito che io e Amira adesso ci facciamo il giro dell'Emilia Romagna. Perché se tutta l'Emilia Romagna è così, io voglio trasferirmi in Emilia Romagna. Oddio, io sto cascando. Sono instabile. Nonna, raga, mi fa troppo male qua. Oddio, non voglio far vedere i piedi. Vabbè, mi fa troppo male qua.
comunque io sono un meme. Allora, ho deciso che ogni giorno per la mia vacanza io vi farò una diretta dove vi racconterò la mia giornata di ieri. Cioè, di ieri, del giorno prima. Allora, vi racconto la mia giornata di ieri. La serata più o meno ve l'ho già raccontata. La giornata no. Allora, ci svegliamo, 830 sveglie, ne avessimo sentita una. Ci siamo svegliate, cioè abbiamo rischiato di perdere il treno in realtà perché siamo uscite tardino di casa. Però vabbè, per fortuna no. Amira che è abituata a piazze, piazze aerei, quindi ogni minuto mi diceva: oh, basta, c'ho freddo, quanto ci vuole? Il viaggio della speranza che ho fatto, ah, mo, stiamo a 3 ore di viaggio, non è che stiamo a andanza lento che dobbiamo fare 10 ore. Io abituata, vabbè, ci abbiamo messo di meno che per andare a Milano perché abbiamo fatto il cambio a Bologna. E vabbè, sì, 3 ore e mezza ci abbiamo messo. Poi siamo arrivate, ragazzi, sciopero dei taxi. Fanculo, chiamo Uber. No, non chiami l'Uber. Perché non ci stanno gli Uber qua. Poi sono arrivata, io non... Cioè, con tutto il rispetto, ma... ogni persona che mi fermava, cioè ogni adulto che mi fermava diceva serata. E ho fatto, regà. Ma quel ragazzo che si è messo a gridare "già smettiamo" in discoteca, troppo carino, raga. Stavo a fare il video, a un certo punto sento "già smettiamo!". Infatti si vede il video che mi giro. A parte carinissimo. Sono andata, mi ha chiamato, io sono andata da lui, se si vedi. Lo giuro, raga, qua sono visciti, cioè proprio viscidi, ragazzi, non sto scherzando, però lui era proprio carino, vi giuro, era un sacco dolce. Che poi tutto ho scoperto che abbiamo degli amici in comune. E niente, mi fa, vabbè, ti volevo soltanto dire che ti amo, che sei bellissima, fotografa, ma poi è anche grande, cioè c'aveva 23 anni tutti, cioè non era piccolo, carino. Vabbè, quindi ci fermano 800.000 uomini, non pischelli, uomini proprio, per fare ste serate, e io gli rispondevo sempre, sono già organizzata, e quello mi diceva, dove, con chi, e io gli dicevo, oh, ma saranno cazzi mia, cioè, boh, però mi dimentico che non sto a Roma, e che qua se gli parte la brocca, gli parte pure a loro. Quindi, jogging dash. E quindi, niente. Ci siamo fatti dalla stazione all'albergo a piedi, che erano 11 minuti. Sotto di Riccione. Amira doveva comprare le sue cavolo di sigarette. Sto tabaccaio diceva che esisteva, ne esisteva. Vabbè. Ci siamo domandate per poi per andare. Perché, ah no, aspetta, perché poi siamo sedute in camera e pioveva. Ho cominciato a piovere, quindi ho detto, e mo che famo se guardavo nell'occhio? Cioè, avevamo pensato pure il giorno oggi di partire tipo per Gallipoli o di tornare a Roma, perché era meglio che stavamo a Roma, no? E quindi niente, alla fine siamo state 2 ore a guardarsi negli occhi, praticamente. Intanto organizzavo cose. Cosa facciamo fare? Vediamo che è ritornato il sole. Noi subito a prepararsi, a fare cosa. E ci siamo fatte la domanda, e come cazzo ci andiamo al Zanzara però? Come ci andiamo? Col triciclo? Come ci andiamo? Per fortuna questo albergo offre il servizio gratis delle biciclette, però ovviamente la paura che qualcuno la rubasse era molto elevata ed era anche molto probabile che sarebbe successo, quindi avevamo paura di averci le bici da albergo sulla coscienza, in poche parole. Però vabbè, alla fine le abbiamo prese, gliel'abbiamo detto dove andavamo, le ha detto no, tranquilli, basta che le chiudete sempre. E vabbè, riesco a rompere pure io il lucchetto della bici, però vabbè. Con il navigatore quante volte abbiamo sbagliato? Ah sì, raga, per andare, perché allora ovviamente ci sta la receptionista che è un amore di donna, vi giuro, non sto scherzando, si è messa a spiegarci come arriva in Africa. Non la conosciamo. Come, Tutta la strada come fare, però non che... Ma non lo so, non ho capito, fatto sta, si è messa a spiegare come arriva in Africa praticamente. Cioè ci ha detto, allora dovete girare a destra su Viale Dante, poi girare a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi a dritto, vi fate tutto il mare e poi siete arrivati. Io non ci ho capito un cazzo, mi dica sincera, cioè nel senso, non è che è casa mia, non è Riccione, quindi non ci avevo capito niente. Poi l'ultima volta che ho preso un veicolo e stavo con il navigatore con la mano, mi sono schiantata e ho avuto il collare per... 8 giorni, Asia, ecco l'amore mio, ti aspetti, sì, ti aspettiamo, aiuto, ti aspetto, cioè, ti aspetta pure la mia amichetta. E, ma che ora arrivi? E niente, raga, quindi praticamente abbiamo sbagliato strada 800 volte perché lei ha detto, in sintesi ha detto che dobbiamo andare sul lungomare. Però... Valla a trovare lungomare, capito? A una certa Amira vede il lungomare e fa, eccolo il lungomare, che ho fatto, sì, amo, ma dobbiamo capire dove stiamo, però non è che possiamo andare a caso al lungomare.
Vabbè, alla fine ci abbiamo. Da che ci avremmo messo tipo 15 minuti, ci abbiamo messo tipo mezz'ora ad arrivare. Sì, un botto. Però vabbè, siamo arrivati là. Io mi sono sentita male. Cioè, raga, mi sono sentita proprio male da ride. Sono andata a fare la diretta a Twitch. Raga, mi sono tagliata. Cioè, sono stata 2 ore chiusa dentro al gabbiotto a fare la diretta a Twitch. Mi sono sentita male dalle risate, ve giuro. Poi abbiamo deciso di mangiarci una piadina. Abbiamo deciso di mangiarci una piadina buonissima. Mamma mia, proprio buona. C'è ancora un pezzo qua perché mi dispiaceva troppo buttarla. Io l'ho presa con crudo e brie. E Amira mi ha rubato anche un pezzo stanotte. Mi ha rubato anche un pezzo. E poi niente, siamo tornate, abbiamo fatto tutto Fast and Furious. Raga, allora io prima che comunque mi ubriaco, cioè proprio che non capisco, ce ne vuole. Però raga, ma arrivavano tutti questi drink, va per drink, va cosa, vai di là. Io, nel pomeriggio io facevo, raga, piano, ma che so sti ritmi, oh piano. Vabbè, no, non ero ubriaca ovviamente perché assolutamente no. Però sapete tipo quella stanchezza che vi prende quando vi bevete tipo quei 2-3 spritz che bevi un po' la biocco. Ecco, stavo tutta rincoglionita. E quindi niente, siamo venuti qua in albergo, siamo lavate Fast and Furious, truccate Fast and Furious, siamo andati al Pascià, poi dopo il Pascià siamo andati al Musica e poi il resto è storia. Il resto è storia, non ve lo racconto il resto. Io però oggi per la prima volta ho visto l'alba in spiaggia. Non l'avevo mai vista. Te hai visto l'alba da un'altra parte, mo? Te hai visto un altro tipo di alba, mo? Shhh, non si dice. La mamma flexa, cazzo flexa. Sì. Ecco, io c'ho un problema. A Milano mi mangio solo toast. Solo, cioè divento un toast vivente quando vado a Riccio mi mangio solo le piadine. Cioè non va bene, vai al Sansara ora, no, adesso andavo a mangiare. Altro che Sansara, fermateo. Altro che. Oddio. Che è? Che mi ha scritto su WhatsApp un'amica mia? Dopo te lo dico. Dopo te lo dico. Madonna ragazza che... Non mi esprimo. Simo è sempre la mia vita immensa. Solo che adesso è in America, quindi è un po' più complicato. Non si vuole dimetteresti mai? No, raga, assolutamente no. Pizza della zanzara. Come si chiama il gatto? Bimba, ma non c'è nessun gatto. Ti innamorate di qualcuno in questo periodo? No, assolutamente no. Sto bene dove sto, guarda. Comunque la gente sta proprio fusa, eh. Dopo te dico. Insomma, come. Tu non li metteresti mai? No, assolutamente no, ragazzi. Ma non perché, cioè Tommy è stupendo, io gli ho meno dell'anima, però. Proprio per questo no.
vabbè, io mi sto a truccare proprio a cavolo. Lei è. Oddio. Mar de chapetas per la biciclettas. Troppe cose da dire. No, questa fa ride proprio, però. Fa caldo a Riccione? No, stava in Antartide. Che no, sai, raga, si muore di caldo, si muore, però almeno ci sta il vento del mare, cioè nel senso l'aria di mare, quindi non è pesante come a Roma o come a Milano, che insieme aveva anche una mosca a pagare loro, manca a pagare loro. Comunque amici, io vado a prepararmi. Vi voglio bene, grazie per avermi fatto... Oddio, mi fa male qua. Grazie per avermi fatto compagnia.